con una serie di altre quattro chiusure di casi aperti dal gioco d'azzardo alle spese di registrazione per il rinnovo del permesso di soggiorno di lunga durata, scendono a 62 le procedure di infrazione dell'Unione Europea aperte nei confronti dell'Italia, segnalando così il numero record più basso mai raggiunto. Tra le altre archiviazioni, anche due in campo ambientale, una sulla raccolta dei dati per la valutazione della qualità dell'aria e l'altra sui rapporti sull'attuazione della legislazione sui rifiuti. Ma ad una notizia positiva se ne contrappone una negativa, quello dell'uso dei fondi europei. Secondo quanto ha sostenuto un eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Rosa D'Amato, l'Unione deve far luce sullo stato di avanzamento dei fondi del programma operativo nazionale che riguarda le città metropolitane 2014-2020, in particolare per Reggio Calabria. Nell'interrogazione D'Amato ricorda che nel 1989 il governo italiano ha stanziato 300 milioni di euro per Reggio Calabria, ma solo il 30% delle opere sono state completate, e ha aggiunto di aver chiesto a Bruxelles i dati sulle confische effettuate a Reggio Calabria in base alla direttiva dell'Unione Europea su sequestri e confische fuori la mafia dallo Stato, ha aggiunto D'Amato. Oggi sciopero nella sanità, ambulatori chiusi o aperti solo in parte, interventi programmati rinviati, esami diagnostici fermi. I medici e i dirigenti sanitari italiani strutturati e precari scioperano e l'adesione si preannuncia molto alta. Ovviamente saranno assicurate tutte le attività d'urgenza chirurgica come pronto soccorso, quindi chi ha bisogno di prestazioni sanitarie d'emergenza non si accorgerà di niente. Per gli altri invece ci potrebbero essere problemi tra code e appuntamenti saltati. Praticamente tutte le sigle sindacali dei camici bianchi hanno aderito alla protesta. Secondo Nalao, il principale sindacato degli ospedalieri, verranno sospesi 40.000 interventi chirurgici. La battaglia è contro la legge di bilancio, uno sciopero molto sentito, dicono i medici. Ci saranno varie manifestazioni in varie città. A Roma è previsto un sit-in a via 20 settembre, quindi sotto le finestre del Ministero dell'Economia. L'aumento del Fondo Nazionale di 1 miliardo l'anno, quindi già piuttosto basso, dice la NAO, è azzerato da una parte di misure previste in questa manovra e attese pure per il 2018. Per questo chiediamo che vengano approvati gli emendamenti alla finanziaria che danno un po' di soldi alle casse della sanità. Secondo i sindacati, il sistema è sostenuto dal sacrificio di medici e dirigenti. Le regioni hanno garantito i livelli essenziali di assistenza a spese dei professionisti. C'è da contare inoltre il fatto che i medici attendono da 8 anni il rinnovo del contratto collettivo di lavoro e denunciano il largo utilizzo del precariato per supplire alle carenze di organico. Ed ora cambiamo argomento, ci occupiamo delle vendite al dettaglio. Giù le vendite a ottobre, i dati sul commercio a dettaglio diffusi ieri dall'Istat sono tutti di segno negativo. A ottobre le vendite diminuiscono dell'1% su settembre 2017 e del 2,1% su ottobre 2016. I consumatori non possono che commentare allarmati. A ottobre le vendite al dettaglio diminuiscono, dice l'Istat. Le vendite di beni alimentari registrano una flessione dello 0,9% in valore e dell'1,5% 5 in volume. Anche le vendite di beni non alimentari diminuiscono, meno 1% in valore e 0,8% in volume. Nella media del trimestre agosto-ottobre 2017 l'indice complessivo delle vendite al dettaglio registra un lieve calo rispetto al trimestre precedente, 0,1%. Per Federconsumatori si tratta di un dato drammatico che rivela come l'andamento positivo di alcuni indicatori economici sul versante della produzione non sempre corrisponda immediatamente ad un miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie ed a un aumento della loro capacità di acquisto. Per far sì che la domanda interna si rimetta in moto in maniera decisa e continuativa è necessario agire con determinazione sui fattori in grado di ristabilire fiducia, stabilità e condizioni economiche dignitose. Il primo passo in questa direzione, ha aggiunto Federconsumatori, è certamente un intervento concreto sul fronte occupazionale per creare nuove opportunità lavorative ed operare una redistribuzione
dei redditi, eliminando il sempre più allarmante divario socio-economico presente nel nostro paese. Bene, è tutto per la nostra edizione del GR. Dopo la sigla noi torniamo ai microfoni per leggervi invece una notizia che riguarda direttamente i nostri amici edicolanti e che abbiamo tratto dall'Ansa. Ci risentiamo tra pochissimi minuti, quindi dopo la sigla e una breve pausa. Allora, torniamo in studio qui dai microfoni di Radio Rete Edicola. Oggi una programmazione leggermente anticipata per esigenze organizzative e comunque il palinsesto è completamente rispettato. Abbiamo due interviste questa mattina, tra poco, tra circa un quarto d'ora, 20 minuti, manderemo l'intervista a Isabel Russinova. Isabel Russinova, molti di voi la ricorderanno, è stata cantante, attrice, regista di teatro. Da qualche anno è testimonial di Amnesty International per l'Italia e quindi si sta battendo per i diritti delle persone più deboli, in particolare delle donne, le spose bambine, la violenza sulle donne, sono tutti temi nelle sue corde e porta avanti un binomio importante, quello tra diritti e arte. Pochi giorni fa Isabel Russinova ha organizzato presso il Conservatorio di Santa Cecilia un concerto sull'opera del maestro Luis Bacalov, morto poche settimane fa, il 15 novembre. Un'opera importante perché richiama alla memoria quanto accaduto in Argentina nel 1978 con il golpe e la tragedia dei 35.000 desaparecidos. Si chiama appunto Estaba la Madre. Quest'opera ricorda lo Stabat Mater pergolesi e, come è stato sottolineato nell'introduzione, in realtà è uno Stabat Mater, quindi un pianto della madre per la morte del figlio, di tipo laico.
È stata una bella serata con una larga partecipazione di pubblico. Noi abbiamo fatto a Isabel Russinova un'intervista che approfondisce appunto questi temi. Ma prima di farvi sentire l'intervista, a cui seguirà un'altra intervista, quella all'editore Fausto Lupetti sulla proposta di Libro Quotidiano, noi vogliamo parlare brevemente di Libro Quotidiano perché ieri sera, per la precisione, intorno alle, eccola qui, l'orario 19:25, è uscita una notizia ANSA che potete trovare sul sito dell'ANSA, quindi in rete, no, nelle agenzie a cui non si può accedere, quindi quelle riservate ai giornalisti, ma quelle più ampie per il pubblico del web, la notizia che riguarda la nascita di Libro Quotidiano, il progetto, l'iniziativa che per il momento la radio, la redazione di Radio Rete Edicole sta gestendo insieme al Sinagi, al QR Poste e a qualche editore che domenica, appunto, durante il dibattito si è fatto avanti, ha preso un po' di coraggio e quindi nel sostenere questo progetto. L'ANSA ne ha dato notizia e potete trovare comunque sulla pagina Facebook della radio il testo intero della nascita di questa iniziativa. L'ha definita una nuova vetrina per libri cartacei, scrive l'ANSA, che sfrutta la capillarità delle edicole. È un innovativo sistema di distribuzione che mette in primo piano i piccoli e medi editori. Tra le prime case editrici che hanno aderito all'iniziativa, Sonda e Tunoè, per le edicole è una rivoluzione nella modalità di vendita dei libri perché fino ad oggi hanno rappresentato solo il terminale di un sistema di distribuzione basato sul bestseller. Il nuovo sistema di distribuzione presentato nell'edizione appena conclusa di Più Libri, Più Liberi è reso possibile dalla collaborazione tra edicolanti e QR Poste, sistema di logistica e consegna basato l'informatizzazione, scusate, dei dati. In pratica ogni libro possiede un suo QR code che consente lo spostamento rapido e puntuale in tutto il territorio nazionale. E Radio Rete Edicole, sottolinea ancora l'ANSA, web radio che farà da interfaccia tra editori ed edicolanti, faciliterà la promozione di titoli di attualità, pescandoli anche nelle pubblicazioni non recenti. Ancora, questo permetterà una seconda vita ai libri di quelle case editrici, soprattutto piccole e medie, che difficilmente hanno attenzione a causa della scarsa esposizione nelle grandi catene librarie. Radio Rete Edicole, che grazie al Sinagi rappresenta l'unica voce degli edicolanti italiani, già dedica con il podcast Librimbi in onda ogni martedì particolare attenzione all'editoria per bambini. L'Università di Tor Vergata, hanno spiegato i promotori dell'iniziativa, si è detta pronta a fornire la sua collaborazione a tutto campo. L'incontro, ricorda l'ANSA, è stato caratterizzato dalla presenza di Fabio Sebastiani, direttore di Radio Rete Edicole, Antonio Monaco, editore di Sonda, Marco Bacchetta, amministratore delegato di QR Poste, e Giuseppe Marchica, segretario nazionale del Sinagi. Come sottolineato Bacchetta, il sistema ha una base di partenza di circa 500 edicole già servite da QR Poste con altri prodotti. A breve sarà costituita una cabina di regia tra editori, edicolanti e Radio Rete Edicole in modo da far arrivare ai potenziali acquirenti non solo le novità, ma anche quei titoli non visibili perché costretti da un sistema di vendita troppo penalizzante. Ecco, ho voluto leggerla interamente, sfidando un po' anche la vostra pazienza, perché in questa scheda dell'ANSA c'è un po' tutto il profilo di questo progetto che abbiamo messo in campo in maniera più definita da qualche giorno, ma in realtà, come sanno molti di voi, ci stiamo lavorando da diversi mesi e oggi è un bel giro di boa, diciamo così, grazie appunto alla partecipazione di alcuni editori, grazie alla platea che ci ha offerto in qualche modo anche a noi di Radio Rete Edicole e agli edicolanti che ci ha offerto la bellissima fiera che si è svolta a Roma, Più Libri, Più Libri, e che ha visto la partecipazione di oltre 100.000 presenze. Sicuramente la nuvola è stato un elemento di grande attrattiva, e però poi è stato tutto pubblico che si è riversato tra i banchetti degli editori, e questo chiaramente ha portato ad un innalzamento, a un picco molto alto delle vendite. Vedremo poi
i dati, quando verranno ufficializzati appunto dagli editori. Bene, na naturalmente è aperto il dibattito, perché avete sentito il profilo del progetto, eventuali